Tra poco ci sarà qui sul palco l'opera di Marco. L'opera. Sì, perché stiamo per vedere i ragazzi di recitazione. È il momento di uno sketch, è il momento di due giovanissime allieve. È vero, diciamo subito che ogni sketch poi ha una sua vita propria. Ecco, questo è uno sketch che per la prima volta sarà fatto in due puntate. È in partenza per la Sicilia. Il vaporetto, no, perché ogni tanto qui passa qualche nave. Allora, sì, c'è il mare, quindi. Allora, per la prima volta, niente, è passata pure la Costa Crociere. Speriamo che non becca lo scoglio. C'è, però, perché... Vabbè, mi fate finire. Uno sketch a due puntate, quasi una telenovelas. Quindi se piace ne faremo altri. Le amiche del cuore, perché... Tutto passa attraverso l'amicizia, ma sono due amiche un po' particolari. Molto, direi. Molto particolari. Diciamo che sono di alcune zone molto popolate a Roma, tipo Varmelaina, Tufello, Torbella, ecco. Sono due amiche, però il sentimento è puro. L'amicizia è vera. Non ha confini in una zona di Roma. Non conosce neanche le borgate. È vero. E allora, le amiche del cuore... Sofia Della Santa Lavinia Caselli. Amo, vieni Cori. Oddio, amo. Ma amo, se ti dico Cori, è Cori, no? Ma scusa, ma che non vedi che c'ho i tacchi? Amo, e dai, sbrigate, no? Ma che prescia, ma che c'hai? Amo, è arrivato lui. Ma lui chi? Ma come lui chi? Zakar! No! Siamo! No! Siamo! C'è un'ansia! Caldo! Polare! Se mai africano, amo! Comunque, mi avevi chiesto Zagor? Ma nome che è Zagor, amo? Chi è Zagor? Zagor! Da Zagarolo! No! Oddio, siamo... ma che sta a dire? Sì! No! Però, cioè, io so proprio tonta, cioè, a saperlo, mi mettevo l'abito da sposa! Addirittura? Mi sembri un tantino esagerata, mo che dici, amo? Esagerata, dai, dici? Beh... Cioè, amo, ma è arrivato là, cioè, che dico, figo, ho detto, wow! No! Da, pa, ura! Cioè, ma che vuol dire che ti sei proprio spaventata? Carcola qua siamo, perché è arrivato così, no? Con sta canottiera di rete metallica, con tutto sto velo che gli usciva di fuori, con sta catena al collo d'oro, una capezza, no, raga, di 200 kg, no, e tutti i tatuaggi, pieno dei mostri! Mamma mia, mi sto spaventando pure io! Ma invece mi sto sentendo male perché è l'uomo della vita mia, cioè... Addirittura? Sì! Beh, avanti, vai avanti, che successo? Aspetta, arriva in piazza con sta moto che brum, una cilindrata che vi dico ferma, no. Sì, ha slittato, no. Amore, è cascato, e quando si è rialzato, pieno di sangue, m'ha cioccato. No, sì, e che t'ha fatto, dimmi? Amore, m'ha cioccato, io l'ho riscioccato. E beh, poi è successo, me voi raccontate, muovi? Amo, stava a svenire, rendita conto, tipo barcollo, ma non muovi. No, sì, no. Amo, sì, poi, beh, poi... Poi mi guardava, beh, non si staccavamo più, tipo all'unisono. L'ho capito, amore. No, all'unisono. No, non ci credo. Amo, si scende, lo giuro. No, amo, si calcola, sì. No, ma sì, poi vai avanti, e poi niente, amo, calcola, ha fatto rutto e si è dato. Ah, ha fatto rutto e si è dato. Sì, amo. Cioè, ha fatto rutto e si è dato. Ma te non mi dici niente. Scusami. Dai, non mi fa ridere, ma che ti devo dire, scusa? Giusto che se c'è un amico che non rutta, vogliamo uscire tutte e quattro. Voglia, ma mo che ci penso, lui è amico scientissimo, tipo migliore amico, Corloffa, sì, ma mi immagino già puzza. Dici? Vabbè, che ci frega, andiamo a chiamare, ma che ci frega, andiamo. Grazie, ci vediamo per la seconda parte, eh.
quello che rutta e l'altro è l'offa, ammazza che proprio, cioè, da fare, vabbè, i complimenti. Che allora, sciccheria.